per me, dove il Salvator morì. C'è speranza al Calvario per me. C'è speranza per me. Io, quando canto questo canto, io lo vivo, ci credo. Io sono, come dire, qualcuno direbbe un credulone. Sì. Io credo in Gesù Cristo. Credo che Lui è potente. Egli è potente da intervenire e mettere pace. Ditegli di stare in silenzio. Lode Gesù Cristo. Coro, accomodatevi. Accomodatevi. Se mancano i posti, sistemateli. Fratelli diaconi. Vedete? Non tutti. Fratelli diaconi. Basta. O lo fate prima, non. Lode Gesù Cristo. Io sono uno che ci crede, io ho fede, credo nella persona di Gesù Cristo e quando vado a Lui vedo che c'è speranza. Dico, Signore, Tu mi dai speranza e io spero contro ogni speranza. Come Abramo, sperava la fede di Abramo contro la speranza. Perché c'erano quelli che dicevano, ma che dici Abramo, ma che fai Abramo, ma chi te lo fa fare Abramo, ma non vedi che ancora non hai nessun figlio, Abramo, ritirati Abramo, dove stai andando Abramo, chissà quante voci ha dovuto sopportare, e la sua fede è stata provata, tanto che è giunto, per dire, se i ragazzi vogliono fare animazione, portateli sopra. Qualcuno si prende il ragazzo e se li porta sopra, se non riescono a stare il culto, perché il culto è per coloro che amano e vogliono adorare il Signore. Chi non ce la fa, perché noi capiamo che la fede non possiamo forzare, no? Gesù è venuto e ha proposto. Quindi, ragazzi, bambini, ecco, i nostri animatori, portateli sopra, abbiamo spazi, portateli nella sala di sopra, e così, e gli fate, va qualche anziano, e gli fa il culto ai bambini, dove sono gli anziani? Uno degli anziani va da là, e gli fa, e li tiene a bada. Lode Gesù Cristo. Questa mattina io ho speranza. Io sono venuto e dice, ma pastore, ma tu sei un pastore. E questa pure io ho bisogno di speranza. E andando a Gesù, ai suoi piedi, alla sua presenza, e qua sono alla sua presenza. Dice, ma dov'è? È qua, in mezzo a noi. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Io sento la sua presenza, so che lui è qua, lo sento. È la mia speranza. Vedi, se questo è vero, ed è vero perché egli è la verità, la speranza è come uno che si vuole appoggiare, no? Hai presente quando uno è stanco e va cercando un punto di appoggio, no? Se la speranza che noi riponiamo è vera, cioè è verità, e allora c'è un feedback, c'è una risposta. Tu senti che ti sei appoggiato su qualcosa di fermo, su qualcosa di vero. Io questa mattina, venendo qua e sentendo la presenza del Signore, io mi sto appoggiando a Lui. E sento che la mia vita, l'anima mia, sta entrando nel riposo, in quel riposo spirituale di cui parla nostro Signore, che non è quello umano,
Dice, il riposo è dormire sino a mezzogiorno. Alcuni intendono il riposo e non fare nulla, dice niente, zero. Per me il riposo è un'altra cosa, pace. Per me il riposo è affidarsi al Signore, entrare nel suo riposo. Ci dice il nostro Signore che Egli ci vuole fare entrare nel suo riposo. E oggi è il giorno del Signore. Il giorno che Egli stabilisce affinché noi ci riposiamo dalle nostre opere per entrare nel suo riposo. Dice, in sei giorni fai tutto quello che devi fare. Il settimo è santo. Significa che almeno un giorno alla settimana dobbiamo trovare il nostro rapporto in Lui per rigenerarci, entrare nel suo riposo. E nel suo riposo noi veniamo rigenerati nello Spirito. Le forze del cielo che ci toccano, entrano in noi e ci fortificano per poter continuare su questa terra come pellegrini. Qualcuno ho sentito dire come turista, ecco, una parola più moderna, magari a quei tempi non si usava questo termine, ma turista o pellegrino più o meno è la stessa cosa. Ma turista è inteso come un forestiero in una terra forestiera. Qualcuno potrebbe intendere, dice turista in vacanza, vacanza, ai ai ai. E quindi questo è il giorno del Signore. È il giorno in cui Gesù vorrebbe, questo è il suo cuore, che tutti gli uomini entrassero nel suo riposo, soprattutto i suoi figli che ci credono, che lo hanno scelto, che lo hanno stabilito come loro Dio, come loro Padre. Ed Egli vuole come Padre il meglio per i figli. Che cosa vuole un buon padre? Un buon padre di famiglia, lo dice anche il codice di diritto. Un buon padre di famiglia cerca il meglio per i figli. Buon padre. E dice, voi che siete malvagi e cercate di dare il meglio ai vostri figli, di più, dice il vostro Padre Celeste, di più, vi darà quello che a voi serve. Vuole dare il riposo, vuole dare il suo spirito. Egli ci vuole dare i doni del cielo. È venuto sulla terra per portare questi doni celesti affinché i suoi figli possano vivere su questa terra con questo, con questa parte celeste. Figli di Dio hanno questo rapporto, hanno questa, come dire, Dio ci dà questo onore. Io sono onorato questa mattina di dire che sono un figlio di Dio. È un onore, per me è un onore. Dico, Signore, Tu mi hai scelto come figlio. Non mi hai scelto come figlio. E io mi sento onorato a essere un figlio di Dio. Anche questa mattina voglio ristabilire, voglio capire qual è il mio rapporto con Lui. Io dice, ma tu sei il pastore? Certo, anch'io. Io ho bisogno di capire tutti i giorni cosa sto facendo e cosa Egli sta facendo per me. Lode a Gesù Cristo. Ed Egli è venuto per perdonare tutti i miei peccati. Dice, Egli è fedele e giusto da perdonare tutti i nostri peccati. Se noi glielo chiediamo, chiaramente, io dico, Signore, perdona tutti i miei peccati, io, e lo chiede anche ai fratelli. Ah, dice, questa mattina Gesù ancora il suo sangue ci lava e ci purifica. Questa mattina sento, io lo sento, che
mi ha perdonato i peccati. L'anima mia la sento più tranquilla, più leggera. E ci deposto ogni peso, ogni debito. Padre nostro, chi non lo conosce il Padre nostro? Faccio la domanda al contrario, perché tutti, chi non lo conosce il Padre nostro? Ecco, quindi, chi lo conosce? Ecco, tutti. Dice che noi dobbiamo condonare i nostri debiti, i debiti al prossimo, come così il Signore ci condona i nostri debiti, e parla del condono dei peccati, quindi del perdono dei peccati. Quindi se noi perdoniamo, ci verranno perdonati pure i nostri peccati. Se non perdoniamo, i nostri rimangono, e ci sono là. Quindi io ho capito, quando l'ho capito, fratelli, pastori, questo, ho detto, Signore, io perdono tutto e tutti, perché ho bisogno del tuo perdono. Ho bisogno che i miei peccati vengano perdonati. Cioè, significa cancellati. È presente la lavagna a scuola, che buoni e cattivi. Questo ha fatto quello, questo ha fatto quell'altro. Dice, quello si è alzato, quello ha detto una parola. Satana, il diavolo, l'accusatore dei fratelli, dice, chi è Satana, il diavolo? L'accusatore dei fratelli. Ti elenca tutti i giorni, tutti i momenti, tu sei quello, in quel giorno, a quell'ora, in quel minuto, che hai fatto questa cosa grave. E Gesù dice, io sono venuto per perdonare tutti i tuoi peccati. Se vieni a me, e io dico, Signore, questa mattina sono venuto a te e ti chiedo di perdonare tutti i miei peccati. E anche quelli dei miei fratelli, perché dice nella scrittura che a chi noi perdoniamo i peccati, gli verranno perdonati. A chi li riterrete, vi saranno ritenuti. Io dico, Signore, non voglio essere trattato, voglio essere trattato col massimo della misericordia, massimo. C'è qualcuno che invece dice, no, ma io, sai, non posso perdonare tutto. Però siccome ti sarà fatto come fai tu, dice, io perdono l'80, 80 vale pure per te. Io ho capito questo, ho detto, Signore, 100%, perdono tutto. Gloria a Gesù Cristo. Questa mattina voi perdonate tutto a tutti, e allora i nostri peccati ci sono perdonati. Ah, ecco che ora possiamo dare un culto santo ed accettevole. Dice, deposto ogni peso. Deposto ogni tensione. Deposto ogni cosa. Perché per dare un culto santo ed accettevole al Signore, noi non possiamo andare con il pensiero, il peso, la voce, quello che ti accusa, quello che ti dice. Questa mattina siamo davanti a Gesù Cristo. Ed Egli è qua per noi, per ognuno di noi. Vuole intervenire nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese. Tutto quello che noi facciamo. Lode a Gesù Cristo. E questa era la premessa. A me piace andare ai piedi della croce e abbracciarmi ai piedi, i piedi di Gesù. Io se fosse qua gli bacerei i piedi. Gloria a Gesù Cristo. Noi siamo nella gioia. Quando diciamo noi siamo nella gioia, poi sentiamo quello spirito del presente secolo, ansia, sollecitudine, affranti, afflitti. Poi quando ci sentono che la Chiesa è nella gioia, ma com'è possibile? C'è la crisi economica, c'è la crisi politica, la crisi di lavoro, la crisi.
Dice, è possibile che c'è un gruppo di persone che sono nella gioia? È possibile. Perché noi non viviamo, non siamo sottoposti all'indice Nasdaq, del Dow Jones, del MIB, dello spread. Cioè, noi non è che viviamo secondo, dice, com'è? Invece di guardare oggi, molti, invece di guardare che tempo fa, dice, come sono gli indici? Perché quelli ci credono, sono sottoposti. Noi dobbiamo avere la nostra fiducia nel Signore Gesù Cristo. Ed Egli è pieno di speranza. Egli ha portato pace, gioia e giustizia sulla terra. E dice che noi che crediamo in Lui, che ci crediamo, che lo serviamo, dice, per noi non vale quello che vale per gli altri. Dice, voi non dovete fare come fanno quelli del mondo, che vivono questo rapporto di che ci vestiremo, cosa mangeremo, cosa faremo. E li vedi, si alzano afflitti, sconsolati, si corrono pieni di ansia, di sollecitudine. Noi abbiamo un Dio a cui dare tutti i nostri pesi e tutte le nostre sollecitudini, tutte. Nessuno escluso, eh? Quindi io dico ai nostri, voglio sentire, no, ma il mio problema, Signore, tutti, todos, lode a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. E noi siamo nella gioia, sono venuti a trovarci i fratelli dalla Sicilia. E quando noi ci incontriamo, lo spirito che è dentro di noi si rallegra. Vedete, quando si incontrano i fratelli, c'è un'allegria spirituale, una gioia. Che è qualcosa che io vi invito e prego che il Signore ve lo faccia vivere. È qualcosa di meraviglioso. Non è umano, è celeste. È del regno di Dio che è sulla terra. Quindi se tu vivi il regno di Dio, puoi provare alcune. Ecco perché vi invito, vivete il regno di Dio. Il regno di Dio Gesù l'ha portato sulla terra. Non è rimasto là, è qua. E noi lo possiamo vivere. E quando ci incontriamo con i fratelli, a gioia. Il cuore si allarga. Sono venuti insieme alle nostre sorelle che a Rachele, a Elisa, ad Angelo, ad Alessandro, e sono stato un tramite di collegamento. Nel cielo, un giorno, quando saremo con Lui, non ci sarà il confine territoriale, non ci saranno le denominazioni, là ci saranno i figli di Dio. Là non ci sarà chi siete, chi non siete, di dove venite. Ah, loderemo il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima, con tutto quello che abbiamo. Canteremo, staremo nella gioia. Fratelli, servite, mettete le sedie, trovate le sedie, inventatevi le sedie, fatevi sedie. E gli insegno la fede. Gloria a Gesù Cristo. E quindi per me è una gioia, il cuore si è allargato. E quando vengono i fratelli, io vedo Gesù. Servendo i nostri fratelli, io servo Gesù Cristo. Perché alcuni dicono, io vorrei servire Gesù Cristo. E poi pensano, però non qua. Senti, mi fanno, si può andare in Africa, si può andare in Cina, si può andare in India. Dico io, scusami. Ma il Signore dice, prima quelli di casa tua, quindi prima a casa tua, impara a servire qua, nella tua famiglia. Impara a prendere una ramazza per pulire. Impara a pulire, a servire, prima a casa tua. Poi, dice, quando sarete forti, e se Dio lo riterrà,
se dovrai andare in Cina, qualcuno te lo dirà. E quindi ora i fratelli non dicono più: vogliamo servire, ma non qua. Questo sempre perché dice così, ho la scusa, non facendo niente qua. Dice: io volevo servire, volevo andare in Cina, anzi volevo fare il missionario, senza calzari, senza bastoni, senza nulla. Dice: però non si può andare. E io ti do una buona notizia, puoi servire Gesù Cristo qua. Ah, qua nella tua casa, nella tua famiglia. Poi quando gli dici a quelle della tua famiglia puoi servire qua, dice: no, ma sai, oggi ho un impegno, devo andare, devo prendere moglie, chi deve fare visita parenti, chi deve fare visita ai terreni, chi deve fare visita ai buoi. E dice: fratello, vabbè, non te lamentare se poi non ricevi, non te lamentare se sei tribolato, non te lamentare se nella tua vita stai vivendo una situazione, l'hai voluto tu. E il pastore ti dice: vieni a vivere una vita di cristiano libero, pieno di Spirito Santo, che possa trasmettere la vita del cielo agli altri. Lode Gesù Cristo. E io voglio invitare i fratelli pastori, questa mattina la predicazione l'affido a voi, quindi organizzatevi. Fra di voi siete tre e quindi avete tutto il tempo che volete, quindi qua senza limiti di tempo. Lode Gesù Cristo. Ma i fratelli sono dei fratelli santi che sono guidati dallo Spirito Santo. Qualcuno dice: no, ma qua dopo chi vuole restare rimane in chiesa e mangiamo tutti insieme, non vi preoccupate. Quindi se qualcuno ha la salsa a casa la può spegnere, non c'è problema. Gloria a Gesù Cristo. Allora, invito il fratello, iniziamo dai più giovani, poi vi organizzate, fate voi, chi vuole venire? Ah, va bene, ok. Nostro fratello Francesco. Giovanni, nostro fratello Giovanni. Allora, noi abbiamo tre pastori, il pastore Francesco, pastore Giovanni e pastore Samuele. Io, per me, vi divido del tempo, per me è una gioia. Lode Gesù Cristo. C'è speranza al Calvario per dove il Salvatore morì. Egli c'è speranza al Calvario per me. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Proprio una gioia. Io sento quella gioia che viene dallo Spirito Santo. Sento che il mio Dio, che si chiama Gesù Cristo, perché io conosco e voglio conoscere ogni giorno di più chi è il mio Dio. Il suo nome è Gesù Cristo. Ed egli è venuto per dare gioia, per dare pace. Nel nome di Gesù Cristo. Fratello Giovanni, pastore Giovanni, sei pronto? Vieni. Ecco, bravo, mi fate... Vieni, fratello, vieni. Pastore Samuele, vieni. È una gioia veramente come Dio sta operando qui in Calabria, come il Signore sta edificando la sua Chiesa. Il Signore edifica il suo popolo dovunque. E le porte, dice, dell'Ades non la potranno mai vincere. Quindi vi amo nell'amore del Signore, vi benedico. Benedico le vostre famiglie, l'opera vostra e l'opera del Signore che è nel vostro mezzo. Amen. Amen. Grazie.
La prima cosa che il pastore Tony mi ha detto mentre parlavamo, diceva: ma io ti conosco. Ho detto: guarda, io non sono venuto mai in Calabria. Tu dico, sei venuto forse a Messina qualche volta? No, non ero a Messina, non... però è come se ti conoscessi. All'inizio della mia conversione andai in un piccolo paese, Barrafranca, che qua è rappresentato da altre persone, altri fratelli, e lì c'era un anziano, l'anziano Marotta, e lui mi disse: quando ci incontriamo, sai, facciamo festa. E dico: sì, dico, facciamo festa, ma perché? E dice: perché nel mio cuore c'è Gesù e nel tuo c'è. Ora, quando il fratello Tony mi ha detto questo, io ho pensato che nello spirito lui mi conosceva, come io, guardandolo, guardando tutti voi, vi conosco nello spirito, perché nel nostro cuore c'è quello che è Gesù Cristo il Signore, che ci unisce, ci fa essere uno. Possiamo essere dalla Sicilia, dall'Africa, da dovunque noi siamo, ma siamo uno in Cristo Gesù. C'è un corpo che Lui è venuto a redimere e che un giorno sarà nel cielo. Chissà, forse saremo... E quindi ci siamo conosciuti qua, poi là ancora. Ah, fratello, così ero io, tu, eri tu, va bene. Allora stiamo bene insieme. E quindi è una gioia essere qua, avere per un attimo lasciato la nostra terra, ma... siamo venuti qua, abbiamo incontrato voi, incontriamo voi, porteremo sempre i vostri saluti, il vostro ricordo, fin se ci possiamo rivedere qualche altra volta sarebbe qualcosa di bello e di stupendo, altrimenti ci vedremo nel cielo. C'era un coro che noi cantavamo: fratello, se non ci vedremo più qua giù, ci vedremo lassù nel cielo, là saremo sempre con il Signore. Qui c'è mia moglie, lei vieni, vuoi venire? Non so. Per me è sempre un piacere. Io ho collaborato con lei, lei ha collaborato con me, abbiamo fatto 5 figli. Da questa collaborazione sono nati 5 figli, lui è il maggiore, sono tutti nella fede, ringraziamo il Signore perché, ecco, sono tutti nella fede e vogliamo continuare a proseguire questo cammino che abbiamo intrapreso. Già sono ormai grande anch'io, ho 37 anni di fede, ma voglio fare come Mosè, voglio guardare come vedendo l'invisibile ed andare sempre avanti, così posso arrivare per la grazia di Dio all'altra riva. E il Signore vi possa benedire, possa continuare il cammino che avete intrapreso, vi possa dare una visione ancora maggiore, una rivelazione maggiore di quella che è l'opera di Dio, così voi possiate abbracciare tutta la rivelazione di Gesù Cristo e dire come Paolo: alla fine io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Che il Signore vi possa benedire. E quindi camminando voi direte: se ditelo, non voglio essere disubbidiente alla celeste visione, come pastore, come chiesa. Il Signore vi possa benedire e arricchire ancora di più in ogni bene, in ogni grazia per la sua gloria. Ora, amen. E pace a tutti. E sono veramente contenta, ringrazio il Signore perché ha fatto un grande miracolo nella mia vita. E fin da piccola io sono nata in una comunità, perché mio padre si è convertito quando sono nata io, e quindi ho ascoltato fin da piccola la parola di Dio. Mi metteva sulle ginocchia mio padre, leggeva la Bibbia, mi raccontava le storie della Bibbia. E poi io, arrivata a 15 anni, ho accettato Gesù nella mia vita, perché ho fatto questa nuova nascita, perché ho capito che veramente nascere di nuovo, accettare Gesù nella nostra vita, non c'è da perdere ma c'è da guadagnare. E il Signore ha fatto grandi cose nella mia vita, mi ha guarito, mi ha dato dei figli, un lavoro, e io lo voglio sempre lodare e ringraziare. Però voglio dire ancora che dobbiamo... fare venire nella nostra vita lo Spirito Santo, e crederlo con tutto il cuore, e chiedere con potenza anche i frutti dello Spirito, che sono la gentilezza, l'amore, la pace. Questo è molto importante per stare vicini a Lui. E ancora essere ubbidienti, perché essere ubbidienti vale più del sacrificio.
Amen. Che il Signore vi benedica e ci benedica tutti nel nome di Gesù. Grazie. Non ho mai usato un microfono così, ma questo semplicemente. Allora, intanto, come già ci siamo salutati più volte, Dio ci benedica tutti. Noi usiamo, noi siciliani, vabbè, ma voi lo sapete perché, insomma, siamo, come si dice, vicini di casa. Quando entriamo e passiamo lo stretto, diciamo che noi entriamo in Italia, no? Dalla Sicilia veniamo in Italia. In realtà, anche se siamo tutti italiani, ovviamente, ma noi scherziamo così, così dicendo, perché spesso siamo delle isole e come un'isola abbiamo bisogno di passare un mare per entrare in una nazione, nella vera nazione di Dio, e così è la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di passare quel mare e ci vuole... Oggi noi abbiamo il traghetto, si parla tanto di fare questo ponte, chissà se si farà mai, ma noi abbiamo avuto un ponte per entrare nel regno di Dio ed è Gesù Cristo. E siamo entrati in questo, tramite questo ponte siamo entrati nel regno di Dio. Volevo leggere alcuni versetti della parola di Dio in Geremia, capitolo 31, dal versetto 12 al versetto 14, sono tre versetti. E sono importantissimi, perché in questi versetti Dio ci mostra il suo amore e la sua volontà per la nostra vita. Geremia capitolo 31, dal versetto 12 al versetto 14. Non so quanto tempo, così mi regolo. Dov'è il pastore Tony? Quanto tempo... Sì, 11:30. Vabbè, datemelo voi. Un quarto d'ora e 20 minuti, ok? Vabbè. Ah, va bene, ok, grazie. Grazie, ok. Allora io mi regolo con 20 minuti, che siccome sforerò tantissimo così arriveremo a mezzogiorno. Allora, che il Signore veramente possa benedire la sua parola. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion. Affluiranno verso i beni del Signore, il frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Essi saranno come un giardino annaffiato e non continueranno più a languire. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza. I giovani gioiranno assieme ai vecchi e io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò. Li rallegrerò, liberandoli del loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni. Questo dice il Signore. Amen. Fin qui la parola di Dio. Noi viviamo in tempi come questi dove assistiamo a persone che dicono di parlare con Dio, sono convinte che hanno dei poteri paranormali, noi possiamo vedere dappertutto, ci giriamo... dovunque andiamo c'è sempre qualcuno che dice che ha un contatto con qualcosa, con una forza esteriore, con un qualcosa di straordinario, con qualcosa che magari gli è apparso, oppure lo fa comunicare o gli dà dei poteri o gli fa avere delle parole, o qualcuno addirittura parla di incontri del terzo tipo, quarto tipo, qualche altro, insomma parla del più e del meno. Ognuno è convinto in questa società di poter parlare con qualcosa di superiore. E questo perché? Perché in realtà ogni uomo vuole colmare un bisogno principale della sua vita. E questo bisogno principale è trovare Dio. E questo spinge ogni uomo
a magari credere a qualcosa che non dovrebbe credere. Noi vediamo, ci sono anche maghi, stregoni, c'è gente di ogni tipo, ci sono guaritori, ci sono persone che vengono e provano a parlare di qualcosa di soprannaturale. Perché il problema non sono tanto loro. Noi diciamo il problema sarebbe chi continua a seguirli. Ma perché? Perché ci sono persone che vanno da loro? Perché vogliono trovare Dio? Perché hanno fame di Dio. E noi come Chiesa siamo chiamati, noi che abbiamo trovato l'unico e vero Dio, l'unico e vero Signore Gesù, l'unico e vero che è morto per i nostri peccati, l'unico che ci dona la pace, che ci dona la gioia, che ci dona la felicità. Noi che abbiamo trovato tutto questo, noi che abbiamo fatto un incontro straordinario, non con una forza superiore, non con qualcosa di non ben definito, ma con qualcuno che si è presentato, il nostro Signore Gesù. Noi che abbiamo trovato veramente, abbiamo fatto questo incontro e Lui è venuto ad abitare dentro la nostra vita. Noi come Chiesa oggi siamo chiamati a mostrare a tutto il resto del mondo, a tutti gli altri, che questo Gesù non è una forza superiore lontana, questo Gesù è qui in mezzo a noi. È qui, vive nel nostro cuore. È qui, Lui è venuto a risolvere i problemi della nostra vita. È qui, Lui è venuto a salvarci. È qui, Lui è venuto a farci sperimentare il Suo amore. È qui, Lui è venuto a farci vivere una vita di gioia, una vita d'amore, una vita piena, come abbiamo sentito all'inizio, come ha detto il pastore Tony, una vita piena di speranza, una speranza che sa sperare contro ogni speranza. E questo è il compito che ha affidato il Signore Gesù ad ognuno di noi, quello di farlo conoscere e fare conoscere quello che Dio fa. Oggi Dio ci ha sempre detto: siate miei testimoni. E noi possiamo essere testimoni, ma per esserlo abbiamo prima bisogno di trovare nella nostra vita le cose che ci servono per farci essere benedizione, perché prima di essere una benedizione degli altri, prima dobbiamo trovare la benedizione dentro la nostra vita, e il Signore Gesù ce la dà. Allora, la prima è questa: in questi versetti abbiamo letto che Dio ci vuole saziare, è Lui che sazia. Noi oggi viviamo, voi vivete, avete questa meravigliosa realtà dove voi potete dare da mangiare veramente agli affamati, potete dare un tetto a chi non ne ha. Ma prima di tutto, spiritualmente, il nostro Signore Gesù ha fornito a noi un tetto spirituale. Lui ci ha coperti con il suo sangue e ci ha benedetto, ci ha dato la Chiesa dove noi possiamo vivere. Poi ci ha saziati, qua si parla di frumento, di vino, di olio, di frutto, di armenti. E io volevo prendere ad esempio questi elementi che noi conosciamo per dargli un significato anche spirituale a quello che Gesù vuole dare alla nostra vita. Il frumento. Col frumento cosa si fa? La farina. E con la farina cosa si fa? Il pane. E chi è il pane della vita? Dio dice: io vi ho dato il frumento, Lui ci ha dato il pane della vita, per saziare l'anima nostra. Spesso noi ci troviamo in situazioni dove noi soffriamo, dove noi abbiamo bisogno, abbiamo fame di Dio, e diciamo: Signore, dove sei? Ho fame di Te, voglio incontrarti. E Lui ci dice: io ti ho dato il frumento, perché ti ho dato il pane della vita, ed è Gesù. E spesso noi non vogliamo mangiarlo, eppure Gesù ci dice: venite a me, perché io sono il pane della vita. Cioè, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù veramente ci chiama a cibarci di Lui, a cibarci di questo pane meraviglioso che è la Sua parola. Poi, la cosa bella è che il Signore non si ferma, non dà mai solo una cosa, poi dà il vino. Cosa rappresenta il vino? Il sangue di Gesù. E cosa ha fatto il sangue di Gesù? Ci ha levati. Cosa ha detto prima il pastore Tony però? Ci ha condonato, ci ha tolto. Non ci ha solo lavati, ci ha tolto tutti i nostri peccati. Allora certe volte noi abbiamo il cuore pesante, pieno di sensi di colpa,
pieno di amarezze, pieno di difficoltà, pieno anche che non riusciamo, come abbiamo detto prima, a perdonare, non riusciamo a perdonare tante volte noi stessi, non riusciamo a vivere una vita dove noi dovremmo essere in pace con noi stessi. Ma Dio ci dice, ma io ti ho dato il vino, e questo vino rappresenta la rimozione di ogni tuo senso di colpa, la rimozione di ogni tua amarezza, la rimozione di ogni tua difficoltà, la rimozione di tutto quello che ti impedisce di andare con il Signore. E chi è che ha versato questo sangue? Gesù. E siamo due volte che abbiamo parlato di Gesù. E poi ci dà una terza cosa. Dio è perfetto. E spesso ci parla di tre cose. E la terza è l'olio. Sapete cosa rappresenta l'olio? Lo Spirito Santo. E attraverso Gesù noi abbiamo avuto lo Spirito Santo che guida la nostra vita. Lo Spirito Santo prende di Gesù e ce lo invia dentro di noi e ci benedice. L'olio spesso, sapete cosa, come si usava l'olio? Oggi non lo usiamo più, oggi abbiamo tutte queste medicine, ma prima l'olio era usato per fasciare le ferite. Vi ricordate? Prima si passava l'olio. Io mi ricordo mia nonna, quando mi faceva male, prendeva l'olio, non prendeva l'alcol, non prendeva lo spirito, non prendeva le medicine, pigliava l'olio e mi passava l'olio e mi diceva, così addolcirà e così guarirà la tua ferita. E l'olio dello Spirito Santo guarisce le nostre ferite. Allora, come voi, noi vediamo il Signore, scusate se uso questo termine, ma mi piace perché il nostro Dio è un Dio di vittoria. E per avere la vittoria non si ottiene per sbaglio. La vittoria non si ottiene così. La vittoria si progetta. E quando tu progetti la vittoria, tu progetterai e vivrai un successo nella tua vita. E Gesù ha progettato il nostro successo, il tuo successo, il mio successo. Dio non vuole che siamo uomini e donne che perdono continuamente nella loro vita. Dio vuole che noi siamo uomini e donne che sanno vincere nella loro vita, sanno prendere la vittoria di Dio, la sanno impugnare e sanno dire, io vincerò nel nome di Gesù. Anzi, che poi dichiarano per fede e dicono, io ho la vittoria nel nome di Gesù. Dio ha progettato il nostro successo. Quindi vedete, Dio sanima l'anima nostra, Dio ristora la vita nostra. Quante dei nostri cuori, noi veniamo la domenica, noi veniamo ogni giorno a Dio perché vogliamo il nostro cuore ristorato. Noi abbiamo sentito, Satana ci accusa, il mondo ci accusa. Noi andiamo a casa, andiamo al lavoro, abbiamo problemi, gente che ci accusa in continuazione, difficoltà, forse non riusciamo a vivere una vita normale perché sempre le difficoltà della nostra vita vengono e vogliono farci sentire inferiori, ma Dio, ma il Signore Gesù con la sua presenza, con il suo amore è venuto a ristorare il tuo cuore. E noi abbiamo bisogno, prima di darlo agli altri, di ricevere nel nostro cuore il ristoro di Dio. Abbiamo bisogno nella nostra vita di essere ristorati dalla sua presenza. E come terza cosa, allora e solo allora Dio vuole che noi cominciamo a farlo conoscere. Con le opere, con quello che facciamo, noi andiamo, tendiamo la mano a chi ha più difficoltà, perché questo ce lo insegnava Gesù. E spesso gli altri stanno fermi perché guardano le grandi cose e vogliono fare le grandi cose e forse non le possono fare. Ma Gesù, quando lui era sulla terra, lui non guardava le grandi cose, lui guardava quello che il prossimo suo, quello che i suoi discepoli avevano. Quando Gesù sfamò la folla, non disse, adesso ci sono 5.000 persone, andate alla Conad, andate a prendere 5.000 pani, non so qua che su grandi supermercati ci sono. Lui non disse questo, lui disse, cosa avete? E loro presentarono 5 pani e 2 pesci. E Gesù fece un miracolo. E Gesù fa ancora oggi un miracolo. Lui prende quello che noi possiamo offrire e lo moltiplica. Non chiedetemi perché, non chiedetemi come. Io so solo chi lo fa, Gesù. E quindi non ci sentiamo inferiori a nessuno. Andiamo a prendere il nostro successo, Dio lo ha progettato. È Lui che moltiplica le nostre cose. Noi guardiamo, oggi siamo venuti per visitarvi, per guardare questo centro,
Ma noi non guardiamo solo a questo centro, perché noi vogliamo avere gli occhi spirituali di Gesù. E noi guardiamo che attraverso questo centro non è il centro in sé che fa una cosa grande. E chi è dentro questo centro? Siete voi che fate questo centro grande. Siete voi che trasformerete questo centro in qualcosa di grande, perché Gesù prenderà e moltiplicherà questo centro. E lo fa essere una benedizione. Il limite lo sa solo Gesù. E noi vogliamo invece dichiarare il successo di questo centro in tutta l'Europa. Che possa essere un modello per tutti. E Dio ti farà essere un modello nella tua vita. Quindi, saziati, torniamo a quell'aspetto primario. Dobbiamo essere saziati. Dio, vedete, Dio vuole fare alcune cose nella vostra vita. Io le ho chiamate le 5 R. Dio vuole ristorare il nostro cuore, ristorare il nostro cuore, risanare il nostro cuore, ricreare il nostro cuore, ristabilire il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente e il nostro spirito. E noi dobbiamo permettere al Signore di fare questo, perché tante volte noi veniamo qui, ma dentro di noi cominciamo a dire: Signore, però io ho ancora fame della tua presenza, Signore. Ristora la mia vita, ristora il mio cuore. Signore, tutto intorno a me sembra buio e io voglio la tua luce dentro di me, Signore. E per fare questo dobbiamo permettere a Dio di cambiare la nostra vita, di essere preparati, trasformati nel nostro carattere, nel nostro intero essere. Noi non possiamo dire al Signore: Signore, fin qui. Quando tu vai da un medico, quando tu vai da un chirurgo, quando tu ti fai operare, lui deve aprirti. E nessuno di noi gli dà un limite. L'unico limite che gli diamo è: basta che mi guarisci. E così dobbiamo permettere a Gesù di aprire noi stessi. Dobbiamo lasciarci aprire senza limite. E dobbiamo dire: Signore, solo tu mi puoi guarire. E Dio guarirà la tua vita. Ti ristorerà l'anima, dice il Signore, sazierà di vita i tuoi giorni. Per fare questo ci vuole fede. E la fede fa sempre 5 cose, oggi vogliamo parlare del numero 5. La fede può cambiare le tue aspettative, la fede deve cambiare i tuoi valori, la fede deve cambiare le tue relazioni, la fede deve cambiare i tuoi obiettivi, e la fede deve cambiare le tue priorità. In che cosa? Nel tuo modo di pensare, nel tuo modo di agire, nel tuo modo di pregare, nel tempo e nelle finanze. Questi sono aspetti della fede, che quando tu avrai la fede in queste cose, sapete cosa succederà? La tua vita cambierà e il mondo intorno a te comincerà a cambiare, a trasformarsi. Tu avrai questa capacità. Spesso ci insegnano a pensare negativo. Noi guardiamo il telegiornale, che cosa ci dicono? Quello che ha detto il pastore Tony all'inizio. Cosa ci dicono? C'è crisi. Ma Dio, ma il Signore Gesù, scusate se ora alzo la voce, ma è perché una cosa a cui ci tengo, perché spesso ci insegnano che noi viviamo dentro la crisi, ma la Chiesa non vive dentro la crisi, la Chiesa vive nel Signore Gesù, la Chiesa ha gli strumenti per cambiare la crisi. Il Signore Dio chiamò Giuseppe per salvare un intero popolo che viveva nella crisi, perché Giuseppe vide prima degli altri che ci sarebbe stata una carestia, ma Dio diede i mezzi a Giuseppe. E Dio dà i mezzi ancora oggi a te, fratello, a te, sorella. Dio ti dà i mezzi per uscire dalla crisi, perché è vero che viene la crisi e noi la guardiamo negli occhi, ma noi sappiamo che il nostro Signore Gesù ci dà gli strumenti per far uscire noi e la società che ci sta intorno fuori da questa crisi, perché noi lo dichiariamo per fede: il nostro Signore è il Dio dei miracoli. Il nostro Signore è il Dio della moltiplicazione. Gli altri vivono la crisi, noi viviamo il nostro Signore Gesù Cristo. Noi viviamo le sue benedizioni. E tu non devi più pensare, spesso ci insegnano che noi siamo
solo dei numeri, noi siamo delle persone lavati col sangue di Gesù, dove Gesù ha pagato per ognuno di noi, dove Gesù ha pianto per te. Gesù era sulla croce, piangeva per te, piangeva per me. Il suo sangue usciva mentre lo foravano, mentre saliva sulla croce. Lo stava facendo per te. Perché tu un giorno potessi dirgli: Signore, tu sei il mio Signore. Tu sei il mio Dio. Tu mi hai amato fino alla morte, Signore. E quando Gesù stava morendo, è lì che progettava il tuo successo. Perché ha detto: io oggi muoio, ma i miei figli avranno vita eterna nel mio nome. Io oggi scelgo di perdere davanti al mondo, perché i miei figli da questo momento in poi possono avere e vivere la vittoria per sempre. Io oggi scelgo, disse Gesù, di essere umiliato davanti agli uomini. Nessuno mi può togliere la mia vita, sono io che scelgo di darla. Io scelgo di essere umiliato davanti agli uomini. Questo faceva Gesù. Perché? Perché i miei figli, la mia chiesa, io non mi spavento a dirlo, potessero avere successo nella loro vita. Non la posizione, ma la vita spirituale in Lui. Oggi Gesù ha progettato la tua gioia, la tua felicità, il tuo amore, la tua presenza, la sua presenza dentro di noi. Quindi noi dobbiamo avere la fede che può cambiare. Questo è il modo di pensare. Un modo di pensare cambiato comincia a cambiare il modo di agire, il modo di approcciarmi agli altri. Io non li guardo più e li guardo come qualcosa con quel po' che posso fare. Io li comincerò a guardare e comincerò a muovermi, perché so che quel po' che posso fare, il Signore mio Dio, l'Iddio invincibile, l'Iddio vittorioso, l'Iddio potente, lo moltiplicherà. Dio moltiplicherà la tua vita. Tu che hai problemi, Dio risolverà i tuoi problemi. Tu che hai malattie, Dio guarisce le tue malattie. Tu che hai difficoltà, Dio ti farà uscire fuori dalle tue difficoltà. Il nostro Dio è potente. E lì sì che veramente noi possiamo dire: gloria a Gesù. Perché il nostro Dio è glorioso. Il nostro Dio ha pagato con la sua vita per me e per te. Io non so se qua lo fate, però ogni tanto a Enna lo dico, e anche a Barra Franca. Girati verso il tuo fratello, guardalo negli occhi e glielo dici: Gesù ha progettato il tuo futuro. E questo futuro è un futuro pieno di speranza. Perché noi lo facciamo? Non per, tanto per dirlo, perché ogni volta che noi diciamo quello che Gesù vuole per noi, noi lo stiamo dichiarando per fede. E quando tu dichiari una cosa per fede, Dio è fedele e mantiene la sua promessa. In Geremia 29,11 c'è scritto: io, dice il Signore, so i pensieri che medito per voi. Solo Dio sa i pensieri che Lui pensa per noi, che Lui medita per noi. Perché? Per darvi un futuro e una speranza. Questo è il nostro Signore Gesù. E quindi, continuo, io mi ero perso, mi piace perdermi nella parola di Dio, e dice: allora io muterò il loro lutto in gioia. Il Signore trasforma la nostra tristezza in gioia. E questo mutare vuol dire cambiamento nella mia vita. E questo cambiamento può avvenire attraverso la parola di Dio. Io ricordo un grande evangelista, Moody si chiamava, un grande servo di Dio, che diceva: la Bibbia non ci è stata data per aumentare la nostra conoscenza, ma per cambiare e trasformare le nostre vite. Il Figlio di Dio è diventato uomo affinché gli uomini potessero diventare figli di Dio. E l'ultimo, e questo è quello che mi piace di più, un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di credere che il Signore Gesù avrebbe realizzato il suo sogno.
Qual è il tuo sogno? Io sogno un mondo dove regna Gesù. Io sogno un mondo dove la sua presenza ristora la nostra anima. Io sogno un mondo dove io vengo in chiesa, dove il mio cuore è pieno di lacrime e di amarezze. Poi tocco, mi basta solo toccare anche solo il lembo della veste di Gesù e il mio lutto si trasformerà in gioia. E la tua vita verrà trasformata dalla sua presenza. Quindi, come vedete, abbiamo tutto in Lui. Poi ci parlano, e sto per finire, poi ci parlano di differenze di età, siamo i giovani non possono stare con gli anziani, e le donne devono stare divise dagli uomini. E Gesù qua, e Dio ci parla, e dice, io li consolerò. E poi dice, che bello, no? I giovani gioiranno assieme ai vecchi. Noi vogliamo gioire assieme. Noi non abbiamo divisioni. Noi abbiamo l'unità. Il Signore Gesù è la nostra unione. E come diceva il pastore Tony, io guardo gli altri. Come fa lui? E io vedo Gesù. E sapete, quando qualcuno tocca mio fratello, sta toccando Gesù. E io comincio a intercedere e dico, no Signore, metti la tua benedizione sul mio fratello. Metti la tua presenza affinché il nemico non lo possa allontanare, ma che la tua presenza possa dargli una vita di vittoria, di speranza. È Dio che ha il compimento delle promesse, non spetta a noi, spetta solo al nostro Signore. E così il Signore dice, li rallegrerò liberandoli dal loro dolore. E l'ultimo versetto, quello che abbiamo letto, è la parte finale, e dice, sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato dei miei beni. Cosa vuoi dal Signore? Dio è qui per dartelo. Chiedilo a Lui, vivilo per fede. Di Signore, io ho bisogno di questo. Chiedilo a Dio, Signore, io ho bisogno di questo. Signore, io ho fame di Te, Signore. Io ho bisogno della Tua presenza, Signore, nella mia vita. Io ho bisogno della Tua grazia e Dio ti benedirà. Io ho bisogno del tuo spirito, Signore, e Dio verrà e abiterà nella tua vita. Io ho bisogno di stare con te, Signore, e la sua gioia si riverserà abbondante dentro di te. Fratello, sorella, noi abbiamo tutto nel Signore. Tu sei una perla preziosa per il nostro Dio. Noi siamo una chiesa benedetta dal Signore, perché colui che ci guida è un Dio che ha vinto sulla croce. Mentre tutti gli altri dicevano che lui perdeva, lui vinceva. E mi piace il nostro Signore, perché quando gli altri pensano che noi abbiamo perso, il nostro Dio ci ha resi vittoriosi, perché nel nome di Gesù c'è potenza, nel nome di Gesù c'è speranza, nel nome di Gesù c'è vita, e la tua vita è una vita preziosa agli occhi del Signore. Quindi quando tu vai a casa, comincia a proclamare davanti a Dio le parole del Signore in vede, comincia a dire, io dichiaro sulla mia vita la benedizione del Signore. Dio ha detto, ha promesso che io sarò saziato dei suoi beni, non dei miei, dei suoi beni. Allora quando arrivi a casa, comincia a dichiarare sulla tua casa, io sarò saziato dei beni del mio Signore. E non permetto più a niente, nel nome di Gesù. Io spezzo ogni legame, spezzo ogni difficoltà, spezzo ogni problema, nel nome di Gesù. Io dichiaro la sua presenza nella mia vita e nella mia casa. Tu farai questo a casa e Dio manderà la sua benedizione nella tua vita, perché è una promessa del Signore e nel nome di Gesù c'è la sua potenza. Quindi che Dio ci benedica, Dio vi benedica. Gesù Cristo, grazie a Dio, questa mattina abbiamo ascoltato la parola di Dio.
Dio sta operando nei cuori. Chi è che opera? Lo Spirito Santo che opera nei cuori e mette lo stesso sentimento in tutte le parti. Cioè lo Spirito Santo è uno. Ha detto nostro Signore Gesù Cristo, è utile che io me ne vada affinché venga a voi il Consolatore, lo Spirito Santo. Chi è che ci unisce? Il suo Spirito. Chi è che mette questi sentimenti, questo indirizzo? È Lui. Chi è che ci stimola a operare, a servire, a camminare giorno dopo giorno? È sempre Lui. È lo stesso Dio che mette questo dentro di noi. E io ho ascoltato da internet. Ho ascoltato. E Dio mette lo stesso Spirito, è lo stesso Spirito. La stessa voglia. Lo stesso desiderio di fare che in noi e anche nei nostri fratelli. Ecco che noi dobbiamo operare giorno dopo giorno perché Egli sta tornando. E il fine di tutto quello che noi facciamo è la salvezza delle anime. Perché Gesù sta tornando e io lo voglio incontrare. Io voglio incontrare Gesù Cristo. E noi siamo così impegnati a fare azione di salvezza. Magari lo facciamo con... forse abbiamo visto dei modelli, oggi ne abbiamo modelli. Noi crediamo che dobbiamo muoverci e fare delle azioni che producono vita, che producono salvezza. Noi non è che siamo contro l'evangelizzazione di piazza, i canti, i cori esterni, non è che siamo contro. Ma io dico, c'è bisogno a chi ha da mangiare, a dargli un piatto di pasta, un secondo. Chi è senza vestito, gli devi dare un vestito, di vestire. Chi è senza dignità, noi dobbiamo impegnarci per dare dignità. E questo sentimento, questo spirito, che è lo Santo, è dentro di noi ed è dentro i nostri fratelli. E io ringrazio Dio, ecco perché la gioia. Diceva bene nostro fratello Francesco. Dice, anche se non ci siamo mai visti, quando ci incontriamo, è come che conosciuti. Perché dice, abbiamo conosciuto lo Spirito che è dentro di voi. Che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Cristo. E quando Egli viene, glorifica il suo nome, fa le sue azioni. E noi dobbiamo impegnarci a dare un cambiamento, la salvezza, per la liberazione. I gennati, l'adore, l'Emmanuele, l'Iddio con noi. Chi è Gesù? Anche noi abbiamo il tuo momento di gloria, Frank. Gloria a Gesù Cristo. Dio ci chiama ad essere artefici nel suo regno, a lavorare nel suo campo per la salvezza delle anime. Dice, giunta a noi un liberatore, è nato l'Iddio con noi, è nato un liberatore, uno che ci libera. Alcuni che non capivano dice, ma è venuto chi ci libererà dai romani, dalla dittatura. E i fratelli dicevano di più, è venuto Gesù Cristo, l'Iddio che ci libera dalle forze spirituali negative, dai demoni che uccidono gli uomini, che li affliggono, li deprimono. Noi dobbiamo portare il regno di Dio. Che significa fare azione nel nome di Gesù Cristo, che portano il suo nome, portano la sua gloria, portano il suo spirito, portano la sua potenza. E le anime quando vedono, sentono gioia. Dice, ma qua c'è libertà, ma che fate qua? Noi non facciamo nulla. Però appena arrivano dice, ma è bello qua. Chi ha lo spirito negativo dice,
quattro pietre, una piscinetta. Chi lo vede al contrario, no? Ma chi sente la libertà dello Spirito Santo, che c'è un potere, che è il potere di Gesù Cristo, che libera le anime, l'anima, tu non la puoi truccare, ti dice la verità. Se sente pace, ti dice, ma io sento pace. È un luogo, dice, e arrivano testimonianze di persone che arrivano per la prima volta, li vedo, dice, ma è bello, dico io, ma... Poi ascoltano quelli negativi, quattro pietre messe uno sopra l'altro, una piscinetta. E dico, ma chi è che gli fa dire che è meraviglioso qua? È lo Spirito Santo, è che stanno provando, stanno toccando la vita, è la vita, gli piace vita, qualcosa di diverso. Ecco, con noi dobbiamo operare insieme e noi siamo a disposizione di tutti i fratelli per fare crescere il regno di Dio. Gloria a Gesù Cristo. E anche questa mattina alziamoci in piedi. Vogliamo consumare la Santa Cena. Lode a Gesù Cristo. Abbiamo avuto con gioia la visita dei nostri fratelli e insieme si allarga l'amore di Dio. È come dire, quando vengono i fratelli, quando incontri i fratelli, l'amore di Dio è come che se il confine si allargasse. Non so se senti che è un amore grande. Eh? Hai questa sensazione di che l'amore di Dio è grande, dice, è meraviglioso. Questa mattina io devo ringraziare i fratelli. E noi lo dobbiamo fare, ci dobbiamo incontrare con coloro che amano Gesù Cristo per vivere il regno di Dio sulla terra. Noi lo possiamo vivere. Il nostro Signore Gesù Cristo ha detto a coloro che lo contrastavano, gli disse, se io caccio i demoni è perché è giunto a voi il regno dei cieli, il regno di Dio è giunto a voi, prima nei nostri cuori. E poi in mezzo a noi. Egli vuole farcelo vivere prima a noi. Quindi dobbiamo imparare a viverlo, ad avere un rapporto con Dio, per poi viverlo in mezzo, nel servizio, nell'impegno. Lode Gesù Cristo. Ed egli ci chiama per questo motivo a fare discepoli. Dice, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo. Chiunque avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Fate discepoli di tutti i popoli. Discepoli. Cristiani chi sono? Discepoli. Chi è un discepolo? Oggi vai su Google che ti spiega che significa discepolo. Gloria a Gesù Cristo. Dice, fate discepoli. Noi dobbiamo fare discepoli che possono servire. E come i soldati, io mi ricordo facendo, il soldato ha dovuto fare l'addestramento. E Dio ci chiama ad addestrare, a formare i suoi figli, i discepoli, che sono coloro che seguono il maestro. Questi sono i discepoli che combattono. E chi combatte? Perché il nostro Signore Gesù Cristo dice che in Lui c'è la vittoria. Cristo c'è la vittoria. Noi siamo vittoriosi in Cristo. Dice, dovunque tu andrai, io ti darò la vittoria. Io ci credo. Ed egli ci chiama, come Giosuè, di entrare nella terra promessa e di calpestare i luoghi. Certamente avremo delle lotte come le hanno avute loro, ma noi possiamo dire che loro hanno vinto nel nome di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Io voglio lottare, voglio combattere contro le forze del male per fare regnare Gesù Cristo. Questo è il mio desiderio. Mosè disse a Faraone, neanche un'unghia. E noi diciamo, lo stesso a Faraone, neanche un'unghia.
E dice, ma andate, andate a pregare, disse Faraone. Poi a un certo punto dice, dopo tutto quello che era successo, dice, ok, andate a pregare, pregate per noi, lasciateci tutto, voi pregate, eh? Dice, voi pregate, che noi gestiamo. Faraone disse, Mosè disse a Faraone, neanche un occhio, anzi, dacci tutto, l'oro, l'argento nostro, e dateci anche il vostro, perché non sappiamo. Mosè era un coraggioso, non era un codardo. Perché non solo gli ha chiesto il suo, dice, ma dateci l'oro e l'argento, perché noi dobbiamo adorare il nostro Dio. Mamma mia. Gloria a Gesù Cristo. Io ringrazio il Signore per la sua presenza. Ringrazio Dio perché è morto sulla croce, ma ancora di più è risorto per me. Amen. Per dare una parte sua a ognuno di noi, alla sua Chiesa, lo Spirito Santo. Gloria, gloria a Gesù Cristo. Prima della Santa Cena vogliamo passare all'offerta, questo sacro, e vogliamo pregare. Gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, noi ti vogliamo pregare per questo servizio sacro. Padre, benedici. Benedici l'offerta, benedici ogni offerente. Tu conosci i bisogni dell'opera. Intervieni tu, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Coro. Di Elia, Dio, Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, quasi quasi, dice, nel cielo grideremo, canteremo.